scorso video sono stato in curva della Lazio al derby di Roma, al derby capitolino. Oggi è tempo di derby d'Italia, Inter contro Juventus. Mi trovo qua alla stazione metro M5 San Siro Stadio, vi porterò con me, mi trovo in secondo arancio vicinissimo alla curva nord dell'Inter, vicinissimo al fulcro della tifoseria organizzata nerazzurra. Io sicuramente sono interista, quindi oggi sono di parte, anziché essere neutrale come la scorsa volta. Quindi voglio che l'Inter vinca, voglio che diventiamo la capolista, voglio che sorpassiamo la Juventus con almeno 4 punti più il game da recuperare. Siamo tra pochissimo. Questa, ragazzi, è la situazione. Stiamo attendendo il passaggio dei pullman, prima della Juventus da questa parte perché sono ospiti, e poi l'Inter arriverà da questa parte. Quello che avete visto è il dirigente sportivo dell'Inter, Marotta. Ok ragazzi, primo controllo passato, ora verso i tornelli per entrare al nostro posto in secondo arancio. Ok ragazzi, siamo dentro, siamo a San Siro, prepariamoci per questo derby d'Italia, per questa atmosfera maestosa, da sfida, delle grandi sfide, tra coreografie e giochi di luci, non so cosa aspettarmi. Dai! Ecco ragazzi, le scale per il nostro posto. Stiamo salendo a San Siro. Eccoci ragazzi, siamo qua al nostro posto. Lo stadio sta già riempendo, è quasi pieno, siamo veramente carichissimi. Tra l'altro Qatar Airways, sponsor dell'Inter, ha regalato una sciarpa per ogni posto dello stadio. Wow! Eccoci qua in posizione, qua c'è la curva nord, siamo veramente vicinissimi e questa è l'atmosfera. Sono 45 minuti al calcio d'inizio della partita.
sulle sciampe, grazie. Secondo tempo, 1-0 Inter, bisogna tenere duro e farne un altro, chiaramente difendendo. Quando rientrano in campo, che vinca il migliore. Gol di Thuram sono molto importanti, speriamo di farne altri, che bisogna rafforzare il vantaggio. Inter che rientra in campo, 75.574 spettatori oggi. Sta spingendo.
Venezia a casa, 1-0, l'abbiamo fatta. Hanno anche lanciato dei fumogeni dal settore ospiti a fine partita per la frustrazione. Derby d'Italia terminato 1-0 per l'Inter, media dominata, poteva finire anche 2-0 per non dire 3-0. In alcune occasioni il Juventus ha fatto paura, c'è da ammetterlo, ma in tutta la partita l'Inter chiaramente meno di vincere. Lo dico l'interista, lo dico anche con oggettività. Vi ringrazio per aver visto questo video, vi invito a iscrivervi al canale, metto un like sempre agli altri video del genere se vi è piaciuto. Ditemi nei commenti secondo voi l'Inter ha meritato, ditemi nei commenti che squadra ci fate, oppure siete giuventini che avete perso. Detto questo, adesso usciamo allo stadio che c'è una fame incredibile, veramente, veramente spettacolare. Hanno fatto una razzia delle sciarpe gratis regalate da Qatar Airways. Quanti se ne avrà mai? 5 o 6? Sto uscendo perché qua, ragazzi, c'è fame. Dopo 2 ore e più di partita, tra ingresso, tutto il tempo pieno di calcio d'inizio, non ho mangiato nulla. La mia voce è anche partita, come sentite? Ragazzi, di ritorno con la metro alle mie spalle. Io vi ringrazio per la visione di questo vlog, spero vi sia piaciuto. Qua continuano i festeggiamenti, chiaramente, ma ci stanno tutti. Vi invito a iscrivervi al canale, mettere un bel mi piace a questo video se vi è piaciuto e se ne volete altri del genere. Un saluto da Boni, buona serata a tutti, o meglio, buon pomeriggio quando lo vedrete.